In 10 minuti ho il compito di condividere con voi una review su questo libro magnifico di Ezra Sastratian, Compensatory Adaptation, Reflexivity and the Brain. Chi si occupa di riabilitazione neurocognitiva ha questo nome, lo conosce molto bene perché è super citato nelle lezioni di Perfetti quando ci spiega la diaschisi. Gli attribuisce la generazione di queste tre leggi che regolano la diaschisi. È un fenomeno sinaptico. Regredisce più precocemente dai circuiti pauci sinaptici, la deinibizione è favorita da stimoli deboli. Ora, forse non tutti conosciamo la diaschisi, o forse non tutti la conosciamo con questo termine, magari la conosciamo con il termine depressione neurale, shock spinale. Beh, il termine diaschisi è stato coniato dal neurofisiopatologo russo Konstantin von Monachov ed è proprio l'insieme di queste due strutture greche, dia, schisen, separazione tra. Tra cosa? Tra organi nervosi distanti dalla lesione che soffrono di una loss of excitability, una perdita di eccitabilità, uno stallo funzionale, anche a distanza dalla lesione. Allora, io sono un eterno studente, però insegno anche ai ragazzi del corso di laurea in fisioterapia e a quelli un po' più cresciutelli del master in neuroriabilitazione. Quindi sentivo l'esigenza di andare ad approfondire queste tre leggi di Asratian. Faccio una ricerca bibliografica, entro in contatto, anche se con molta difficoltà non si trova facilmente questo libro, e studio. Magnifico, un compendio di poesie neurofisiologiche, no, un libro di grandissimo rigore scientifico. Però rimango deluso dal fatto che queste tre leggi non le trovavo, quindi magari perché era scritto in inglese, non le ho capite perché c'è stato un loss in translation. Beh, faccio più revisioni, fino a 7, anche parola per parola di tutto il libro, e devo dire che però in effetti alla fine che si trattasse di un fenomeno sinaptico c'era scritto e anche in maniera molto chiara. Che regredisse più precocemente dai circuiti con il minor numero di sinapsi, sì, forse poteva essere intellegibile, però che la deinibizione è favorita da stimoli deboli, no. Attenzione che Perfetti se n'era accorto fin da subito dell'importanza della scuola sovietica di fisiologia. Una scuola di grandissima tradizione, rigore, disciplina scientifica, ha permesso lo sviluppo, un salto in avanti delle neuroscienze incredibile, ha permesso la nascita di studiosi del calibro di Pavlov. Asratian era un pupillo di Pavlov, Anokhin, Luria, il padre della neuropsicologia, Vygotsky nell'area della psicologia. Insomma, per capire Asratian dovevi capire anche Pavlov. E quindi una revisione dello studio di Pavlov è stato uno dei regali più grandi della mia carriera da eterno studente. E ai più attenti, per esempio, non sfuggerà nella copertina di questo libro sul riflesso condizionato la presenza di queste T che assomigliano molto a quelle che usiamo con i nostri pazienti quando usiamo anche il tabellone ideato dal professor Perfetti. Questa è un'immagine del dottor Orbeli, allievo di Pavlov, che studiava la capacità discriminatoria visiva dei cani. Quindi molto, molto, molto importante per noi riabilitatori l'opera di Pavlov, che purtroppo a noi passa come il vecchietto con la barba bianca che addestra il cane col campanello. Io ve lo dico, Pavlov si sarebbe fatto tagliare una mano piuttosto che usare un campanello. Lui misurava la frazione di decibel, misurava il semitono, figuriamoci se avesse mai usato un campanello, non l'ha mai usato nelle sue ricerche, quindi è un peccato che ci arrivano in questo modo le conoscenze. Nel caso di Asratian invece ci rendevamo conto che parlasse del campo della neuroriabilitazione, per noi fondamentale, già delle prime righe del primo capitolo. Guardate, gli organi del sistema nervoso centrale reagiscono ad una lesione con una soppressione profonda e più o meno prolungata. Quanto prolungata? Pure tutta la vita. Anche quelle strutture che non sono state danneggiate dal trauma. Quindi è incredibile per noi riabilitatori conoscere come viene regolato il comportamento adattivo del sistema nervoso centrale in seguito ad una lesione è fondamentale per aiutare i nostri pazienti. Ora, Sagan non era l'unico e nemmeno il primo ad affrontare il tema della diaschisi, anche Sherrington ha cominciato dicendo che c'era una soppressione neurale causata però da cosa? Dalla perdita, dall'interruzione della comunicazione dei centri sovrasegmentali, dei centri superiori nei confronti dei centri periferici. Pavlov non era molto d'accordo.
In realtà Pavlov con Schering non andava d'accordo in nulla. Se ci fosse stato Twitter all'epoca, sì, no, se ci fosse stato Twitter, Pavlov non l'avrebbe usato all'epoca. Insomma, Pavlov comunque identificava la causa di questa soppressione come la necessità dell'organismo di apportare una protezione per evitare il diffondersi e il propagarsi nella rete neurale dell'agente lesivo, ma anche quello di offrire al sistema nervoso centrale un periodo di ristorazione. Ecco, questa è la causa condivisa appunto anche da Asradian. Asradian aveva una missione nella sua opera, quella di identificare il perché, quindi la causa, il dove, la localizzazione, il come, la natura di questa diaschisi e anche, se avanzava un po' di tempo, di spiegare anche come funzionava il cervello all'interno di questo processo compensatorio. Dal punto di vista della localizzazione, ovvero dove avviene l'inibizione, era già chiaro nel lavoro di Sherrington che si trattasse di una soppressione a livello sinaptico, però Asradian va oltre, dice sì, ma quali sinapsi? Bene, quelle che collegano il neurone afferente con l'interneurone. Attenzione, noi abbiamo una visione piuttosto lineare del riflesso. Recettore, fibra afferente, interneurone, fibra efferente, organo effettore. Bene, la sinapsi che collega la fibra afferente con l'interneurone sarebbe, secondo Asradian, quella che soffre della maggior soppressione neurale. E questo riflesso che noi vediamo a livello lineare, però, dobbiamo considerarlo come rappresentato a diversi livelli su tutto il sistema nervoso centrale. Quindi, l'interneurone ha diverse proiezioni su tutte le stazioni intermedie afferenti ed è proprio qui che vediamo l'inibizione maggiore. E quindi la missione sulla localizzazione è stata compiuta da Asradian. Per quanto riguarda il concetto di intensità, chiaramente dobbiamo approfondire il lavoro di Pavlov, però dobbiamo intanto dire una cosa. Si tratta di un processo inibitorio, questa è la natura. E l'inibizione è una proprietà del nostro sistema nervoso centrale, che lavora in grande equilibrio tra eccitazione e inibizione. E come lavorano? Lavorano generalizzandosi entrambe per effetto dell'irradiazione all'interno della rete neurale e concentrandosi. Questo è il lavoro che fa il nostro sistema nervoso centrale. L'inibizione quando ce l'abbiamo? Quando ci troviamo di fronte ad uno stimolo molto intenso per un periodo anche breve, oppure di fronte ad uno stimolo piuttosto debole, però per un periodo più prolungato. Questi due fenomeni producono inibizione. Ecco, immaginate quando ci troviamo di fronte ad un'ischemia, ad un'emorragia o un trauma cranico, che tipo di sovrastimolazione massimale la nostra rete neurale va a subire, che produce un esaurimento anche chimico delle sinapsi, che non riescono a comunicare, entrano in uno stato di fatigue, producendo una successiva inibizione a diversi livelli delle stazioni afferenti delle sinapsi. Allora, il concetto di intensità ci aiuta a capire anche che la quantità di sinapsi e di processi nervosi che compongono un circuito determina l'intensità. Maggiore il numero di sinapsi e di processi nervosi, maggiore l'intensità di questo circuito. Ovviamente riducendo il numero delle sinapsi e riducendo il numero dei processi nervosi, si riduce l'intensità di questo sistema. Allora, rivediamo il nostro sistema nervoso centrale rappresentato in questa architettura semplificata dopo una lesione. Una stimolazione massimale produce un'inibizione a tutti i livelli del circuito nervoso. Quando comincia a liberarsi? Comincia a liberarsi dai circuiti nervosi con il minor numero di sinapsi, quelli a minore intensità, perché l'intensità, quando aumenta, mantiene lo stato di stallo funzionale. Quindi, quando il paziente, dopo 2-3 settimane dalla lesione, comincia a sbadigliare, vede la mano che si chiude, la mano è ancora viva, in realtà è il segnale che si sta liberando dalla diaschisi il numero di circuiti più elementare, col numero di sinapsi minore, questa è la seconda regola. Per facilitare questa deinibizione abbiamo bisogno di stimoli deboli, ovvero stimoli che non vadano a instaurare ancora una volta questo processo inibitorio. Bene, molto rapidamente volevo condividere con voi la bellezza di questo studio, ma anche l'importanza del perfetti formatore che ci ha messo su un piatto d'argento queste tre leggi quando in realtà non erano scritte proprio in maniera chiara nei loro libri. Meno di 10 minuti.